Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Martedì 30 giugno si è svolta presso il Centro Olistico Oriente ASD in via Mimbelli 5 a Livorno una presentazione ad opera di Maurizio Altrui per il riallineamento spirituale. Abbiamo prima parlato con Evi Lenti dello stesso Centro Oriente. L'associazione che è nata quando? Questa associazione è nata nel 2005. E scopo? Lo scopo è quello del benessere. Noi ci chiamiamo Oriente Percorsi per il Benessere. Quindi cerchiamo attraverso i nostri corsi di favorire il benessere delle persone, psicofisico, e quindi facciamo diverse pratiche, cominciando dallo yoga, dal pilates, il tai chi, le ginnastiche cinesi, diverse cose facciamo al nostro interno. E quindi corsi e in più questi incontri divulgativi. Questa sera avremo questa presentazione di questo metodo interessante, sono molto curiosa, sperando che ci siano persone. Avete, diciamo, riscontrato quello che si chiama un feedback positivo dalla gente? Certo, certo. Le persone hanno bisogno di queste cose, di lavorare sul corpo per arrivare poi a stare bene anche con la testa. È questo il concetto. Quindi sono ginnastiche, pratiche dolci che lavorano attraverso la consapevolezza, il respiro, un lavoro attento sul corpo. Di conseguenza è un centro frequentato da bambini addirittura nella pancia, facciamo corsi prenatale fino alla terza età e quindi passiamo attraverso tutti gli stadi della vita. Di conseguenza è come vendere il pane, non so come dire, no? Cioè ce n'è sempre più bisogno e quindi noi siamo qua. Ed abbiamo poi ascoltato lo stesso Maurizio Altrui. Questo corso che fate quest'oggi è un po' particolare. Un corso? No, più che altro è una presentazione. Diciamo, esagerato dire conferenza. Esagerato. È un'introduzione a quello che è il riallineamento spirituale, che in Italia insomma non è ancora molto conosciuto. Deriva da un famoso guaritore russo. È proprio così. Sì, è Piotr Konovits. Io ho avuto il piacere di diventare suo allievo 2 anni fa, perché mi ritengo sempre un allievo, finché lui è in vita è sempre comunque il maestro, anche se lui ci ritiene, diciamo, dei colleghi, e questo per me è un onore, insomma, sì. E serve, diciamo, a sbloccare l'energia bloccata? Anche. Realmente è una pratica energetica olistica, cioè a 360 gradi, questo sì. Cioè, diciamo che parte da una parte molto grossolana che noi possiamo misurare, fotografare, documentare, però arriva anche a livelli molto, molto più profondi, e quello è soggettivo. Sbagliamo dicendo che tutto ha origine dalla mente? Se copriamo cos'è la mente non sarebbe neanche sbagliato, però va un po' oltre, perché anche Piotr Konovits dice che è un qualcosa che viene dalle altissime sfere, per cui io credo che si vada anche un po' oltre la mente. Se in questo contesto prendiamo la mente come la parte dei nostri corpi sottili che arrivano, diciamo, anche a essere oggi come oggi percepiti, invece si va un po' più in là. C'è qualcuno che parla anche di attinenze con la fisica? Assolutamente sì, perché i concetti, diciamo, che noi abbiamo ora con la fisica quantistica hanno confermato le vecchissime conoscenze che derivano da nostre scuole esoteriche, poi soprattutto, per cui scuole esoteriche in questo senso le parti interiori. È affascinante perché conferma questo, insomma. L'uomo della strada si potrebbe chiedere, ma perché tutte queste idee, rimedi, vengono tutti dall'Oriente? Ma qui il discorso è ampio, nel senso che l'Oriente non si è mai neanche immaginato di poter toccare qualcosa o modificare qualcosa che lo ritiene sacro, per cui nei millenni ormai hanno portato avanti le conoscenze con tanta devozione. Noi abbiamo avuto una parentesi, io dico noi, in Occidente, dove cui purtroppo per motivi storici, motivi di potere, abbiamo perso molto per strada, è stato molto modificato, abbiamo smarrito molte informazioni che poi, se uno va a fare le sue ricerche, scopre ad esempio delle cose incredibili, dove cui, faccio un esempio, la reincarnazione
nella nostra religione occidentale fino al 553 d.C. era un pilastro della religione cattolica, la reincarnazione addirittura, no? Oggi pensare a questo ci sconvolge, dice ma come? No? È quello per dire, no? Eppure uno facendo le proprie ricerche seriamente, senza pregiudizi, scopre che le informazioni all'origine erano di tutte le religioni. Anche se in questo contesto la religione è il canale per aver avuto quelle informazioni là. Per, non dico rassicurare, ma insomma accertare un po' la cosa. Lei è convinto che con questo metodo esiste un'alta probabilità di guarigione? La questione è che noi diventiamo dei canali per attivare le energie che uno proprio ha dell'autoguarigione. È come noi dessimo l'input ai nostri corpi sottili, no? Che riflettono poi sul nostro corpo grossolano, quelli che noi vediamo, con cui noi ci rapportiamo, e lì scattano questi fenomeni di guarigione, certo, però dobbiamo capire anche cosa si intende con guarigione. Tutto quello che ci migliora spesso lo interpretiamo come guarigione, in realtà noi ci allineiamo a quelle che realmente in fondo siamo. Ecco, col riallineamento spirituale noi veramente ripuliamo una parte dei nostri corpi sottili che hanno come riflesso le tensioni che abbiamo nel corpo. Ecco per cui siamo storti. Il corso poi verrà tenuto qui? Oggi noi ci presentiamo e divulghiamo questa pratica energetica, no? Poi la collaborazione che faremo col centro dipende anche un attimino dalla risposta delle persone, coloro che sono, diciamo, i proprietari e anche le persone che ci si avvicinano. Perché più che un corso, definiamo proprio delle giornate di guarigione, di incontro alle persone che poi vorranno usufruirne, no? Di questa pratica. Non esiste uno standard o c'è un numero minimo di incontri per arrivare a un buon risultato? Allora, il risultato è molto, molto bello, perché il riallineamento spirituale si fa una volta sola. Non è che uno dice ma quante volte dovrò farlo, no. E una volta sola si entra in questa energia, in questa sintonia, che con il tempo porta avanti il ripristino dell'armonia, che poi possiamo chiamare guarigione, ma io dico più ripristino dell'armonia, no? Per cui si fa una volta sola nella vita, è duratura nel tempo, questo è importante capire, perché non è una manipolazione che si fa sulla persona, perché la persona non viene toccata, ma è proprio un rimuovere le cause dei sintomi, si rimuovono proprio le cause, va alla radice del problema. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.